Accesso ispettivo dei carabinieri del centro anticrimine Natura al cantiere della Villa del Sole di Agrigento, dove si sta lavorando alla costruzione dell'asilo nido e dove sono stati abbattuti decine di alberi. Sono stati acquisiti documenti e autorizzazioni. I militari dell'arma, guidati dal tenente colonnello Vincenzo Castronovo, hanno, durante il sopralluogo, scattato numerose fotografie. Si sono soffermati ad ascoltare i responsabili del cantiere e alcuni lavoratori. In particolare, gli specialisti dell'arma avrebbero puntato l'attenzione sugli aspetti ambientali, sull'abbattimento dell'enorme numero di piante e sull'utilizzo dei materiali utilizzati per la costruzione della scuola. La Villa del Sole era chiusa da tanti anni a causa dei rischi provocati dalle radici dei grandi alberi che erano stati lasciati per decenni senza una vera manutenzione. Il 29 novembre scorso è stata posata la prima pietra per l'avvio delle opere di riqualificazione, un evento avvenuto alla presenza del sindaco di Agrigento, Francesco Micciche. Il completamento delle opere è previsto per il 21 febbraio del 2025.